compagni di Sinistra Anticapitalista con cui tutti questi anni abbiamo lavorato insieme, in particolar modo in Toscana. Io vengo da Pisa, sono appunto consigliere comunale per la coalizione di Diritti in Comune, con cui abbiamo lavorato e siamo stati anche in questi mesi impegnati nella nascita e nella creazione di questo del movimento Non Basta, per cui per noi è un'occasione importante oggi di riflessione. Io condivido molti dei punti che indicava Franco nella sua relazione, in particolar modo sul, mi soffermo su questo per poi partire anche da quello che abbiamo costruito nel nostro territorio. Come contrastiamo l'economia di guerra, cioè come riusciamo a lavorare anche nei nostri territori contro la militarizzazione crescente, contro le politiche del nostro governo. Franco accennava all'aumento delle spese militari, ma il governo, oltre alle spese militari, e questo è il caso che noi abbiamo scoperto, investe su una militarizzazione del territorio attraverso il potenziamento delle infrastrutture contemporaneamente del nostro paese. Nel marzo di quest'anno, ed è questo il caso da cui è nato il nostro movimento, scopriamo sulla Gazzetta Ufficiale che il governo ha deciso di costruire una nuova base militare nel nostro territorio da 190 milioni di euro, una nuova base militare che ha un significato logistico ben preciso. Ci troviamo in un'area all'interno di un parco naturale, quindi il tema della connessione fra la questione della pace e le questioni ambientali diventa assolutamente strategico. E viene, il progetto è quello di realizzare una base militare da 70 ettari, 440.000 metri cubi, dentro un parco naturale, in delle zone che non sono abbandonate, ma in delle zone che sono agricole. Cioè sostanzialmente anche qui si pone una polarizzazione immediata fra due modelli, quella che è un'economia di pace che utilizza il territorio per la produzione di cibo, tema delicatissimo in questo momento contro la guerra, e dall'altro un'economia di guerra che devasta il territorio. La polarizzazione è chiara e la scelta del governo Draghi è assolutamente evidente. Un'opera che devasta un territorio all'interno di un parco per costruire e fare di Pisa la più grande piattaforma logistica per la guerra nel nostro paese. Cioè la scelta di un piccolo borgo dentro un parco è una scelta logistica di grandissima rilevanza, perché Coltano si trova a 2 chilometri dall'aeroporto militare di Pisa e a 3,5 chilometri da Camp Derby, due dei poli più importanti che oggi vengono utilizzati sia verso l'Ucraina, ma che sono stati utilizzati in tutti gli scenari di guerra che ha scelto l'Italia. Noi non possiamo che ringraziare, solidarizzare e sostenere la battaglia che i lavoratori e le lavoratrici toscani aeroporti nel marzo di quest'anno hanno fatto, scoprendo che l'aeroporto civile di Pisa veniva utilizzato per caricare le armi verso l'Ucraina utilizzando personale civile. E qui non è un caso il soggetto e il luogo che viene utilizzato per fare questo trasporto. Toscani Aeroporti è una società a maggioranza privata e il presidente di Toscana Aeroporti è Marco Carrai, uomo del centrale del giglio magico di Renzi nel sistema di sicurezza. E lì è importante la scelta che è avvenuta nei mesi scorsi da parte dei lavoratori, che hanno disobbedito non accettando di caricare le armi, e USB che ha fatto una denuncia pubblica che ha consentito di farne un caso nazionale. E da lì che su cui si è nata una mobilitazione importante che ha visto una grossissima manifestazione all'aeroporto militare contro il trasporto di armi verso l'Ucraina. Quindi ci troviamo a 2,5 chilometri dall'aeroporto militare e ci troviamo a 4 chilometri da Camp Derby. Camp Derby oggi è una infrastruttura impressionante, oggetto di lavori di potenziamento per 40 milioni di dollari, per far sì che venga costruita una ferrovia interna alla base che colleghi direttamente la base al porto di Livorno attraverso due canali, uno via acqua e l'altro via ferro. Questo è il progetto per non, come dire, avere problemi sulle infrastrutture per il trasporto di armi, anche questo all'interno del parco di San Rossore. Camp Derby e la base militare di Coltano hanno un unico punto di unione. Sono state considerate dai governi italiani, 2017 il governo Gentiloni, in occasione del potenziamento di Camp Derby e la base di Coltano col governo Draghi, come delle opere strategiche di carattere nazionale. Il che vuol dire che qualsiasi parere negativo di qualsiasi ente, compreso quello del parco, sono assolutamente inutili.
L'opera è un'opera strategica, quindi si fa nonostante qualsiasi parere negativo di qualsiasi ente. E questo è un altro elemento importante che secondo me dobbiamo mettere insieme sul meccanismo dell'economia di guerra e di come si potenziano le infrastrutture militari. C'è la devastazione ambientale, ma c'è anche il segreto, la mancanza assoluta di partecipazione e di democrazia. Noi scopriamo nel 2017 casualmente il progetto di potenziamento di Camp David, ma non riusciamo a costruire un movimento importante su questo. Scopriamo invece nel 2021 sulla Gazzetta Ufficiale questo progetto del governo Draghi e da lì iniziamo a costruire una mobilitazione positiva che riesce ad avere un grande impatto anche sulla dimensione nazionale, perché ovviamente andare a costruire 70 ettari di cemento armato dentro un parco non è una delle cose più normali che possano passare sotto l'attenzione pubblica, oltretutto distruggendo le aziende agricole locali e soprattutto, e questo è l'altro elemento importante, scegliendo le procedure del PNRR e i soldi del PNRR per realizzarla. Questo è l'altro elemento importante, cioè dietro la pantomima dell'utilizzo delle risorse pubbliche per dare delle risposte alla situazione della pandemia, si utilizzano quelle procedure di semplificazione e quelle risorse per le infrastrutture militari, e questo è un elemento di rottura importante, in cui nella cittadinanza abbiamo visto una grandissima partecipazione e su questo si è creata una frattura. Io vengo da una città in cui in questo momento si discute di aprire l'anno scolastico affittando dei container perché non ci sono le aule. Vengo da una città in cui c'è una biblioteca universitaria che è chiusa da 10 anni perché non ci sono i fondi per aprirla. Vengo da una città in cui ci sono 140 sfratti esecutivi con forza pubblica da qui nei prossimi 3 mesi perché non ci sono i soldi per riutilizzare il patrimonio pubblico abbandonato. Abbiamo centinaia di alloggi pubblici che rimangono chiusi perché non ci sono le risorse. E allora qui è l'altro elemento di scontro che noi dobbiamo mettere in piedi, il conflitto fra l'economia di guerra e l'economia di pace. Noi su questo abbiamo chiesto una cosa fondamentale, cioè che quei 190 milioni vengano utilizzati immediatamente per tutte le priorità del territorio e che neanche un centesimo di quei 190 milioni venga utilizzato e possa essere utilizzato per delle infrastrutture militari. Quindi abbiamo provato a connettere diverse battaglie e diverse lotte, per cui i movimenti lotta per la casa sono venuti insieme con noi, gli studenti, perché abbiamo posto la questione dell'economia di pace contrapposta all'economia di guerra anche in questo caso. E la questione della democrazia, che è questione fondamentale. Hanno tenuto segreto questo progetto quando noi pubblicamente, diciamo, il governo Draghi ha fatto un decreto per cui si realizzerà questa base. La reazione di tutti, dal presidente della provincia al presidente del parco, al presidente della regione toscana, al sindaco di Pistoia, non sappiamo nulla, noi non ne sapevamo nulla. Com'è possibile che ci piomba dall'alto un progetto simile? Col fatto, grazie anche all'essere dentro le istituzioni, e qui apro una parentesi, l'essere dentro le istituzioni, a mio avviso e per la nostra esperienza, è utile se questo serve alla produzione di conflitti e di movimenti. In questo caso la nostra presenza nelle istituzioni è stata utile ed è servita, perché attraverso alcuni accessi agli atti abbiamo scoperto che questo progetto era noto a tutti da un anno. Noi abbiamo fatto una serie di accessi agli atti scoprendo che il progetto era noto alla provincia, alla regione e al comune dal 9 aprile del 2021. E l'hanno tenuto volutamente nascosto in un cassetto. E allora qui si è, come dire, creato anche un'ulteriore connessione, per cui anche un'esperienza come la nostra, che sta in consiglio comunale, è stata pienamente dentro i movimenti, come voce dei movimenti stessa, perché riconosciuta per il lavoro che ha fatto. Allora, in questo caso, a mio avviso, stare nelle istituzioni è stato positivo e utile, perché ha contribuito alla crescita dei movimenti, ha contribuito a smascherare quell'asse fra PD e Lega rispetto a un progetto che condividono pienamente. Su questo secondo me si gioca, non è l'oggetto di oggi, però l'alternativa rispetto alle politiche del centro-destra e del centro-sinistra. Cioè noi abbiamo dimostrato che vi è una classe politica che per il sostegno alle politiche militari ricorre sistematicamente alla menzogna. Noi abbiamo dimostrato che si può stare nelle istituzioni per dimostrare come avvengono i fatti concreti e reali e producendo su questo una dimensione conflittuale. La sinergia fra queste diverse gambe e anche fra le diverse culture
che abbiamo provato a mettere assieme, ma non in maniera meccanica, per un'accumulazione progressiva attraverso un percorso partecipato di assemblee che sono cresciute tanto, ha dato la possibilità di costituire un vero e proprio movimento che il 2 giugno è riuscito a creare qualcosa di straordinario che nessuno pensava di essere o fosse possibile. Perché Coltano è veramente sperduto nella campagna del nulla e siamo riusciti a portare 10.000 persone in pochissimo tempo rispetto a un progetto e su delle parole d'ordine molto chiare, che io voglio ribadire. Per noi non ci può essere nessuna base per nessuna guerra, e su, come dire, una piattaforma a mio avviso avanzata siamo riusciti anche a coinvolgere gli abitanti di quel luogo e di quel borgo, tradizionalmente un luogo reazionario anche per certi versi di destra, ma che a partire da alcuni contenuti concreti, dalla questione ambientale, dalla questione della produzione del cibo, dalla partecipazione, dall'utilizzo delle risorse pubbliche, ha costruito una piattaforma partecipata e radicale. E la radicalità sta in un punto, a nostro avviso, nel fatto fondamentale che noi siamo contrari a qualsiasi tipo di realizzazione di quell'infrastruttura. Anzi, dal movimento No Base noi stiamo cercando di rilanciare una convergenza più ampia. In queste settimane è stato particolarmente significativo il corteo. Abbiamo visto la presenza del movimento Notav, dei Nomuos, cioè il sistema dei movimenti contro le grandi opere. Perché se andate a vedere quello che avviene oggi nel nostro paese, anche sul settore energetico, vengo da una regione appunto, la Toscana, dove si sta ragionando a Piombino della realizzazione di un mega rigassificatore, è esattamente lo stesso tipo di meccanismo. Grandi opere, opere strategiche nazionali che bypassano la democrazia e devastano i territori. E questo è lo schema con cui noi, con tanti movimenti, stiamo riuscendo a ottenere una convergenza. E l'altra grande convergenza è con il comitato dei lavoratori con CKM. Questo è un altro elemento importante su cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato e lavoreremo anche nelle prossime settimane. L'idea di una convergenza dei movimenti, perché la questione sociale, il contrasto alle politiche e alla guerra significa rimettere al centro la questione sociale e la questione ambientale oggi. E su questi nessi di un modello alternativo che è totalmente incompatibile con le politiche liberiste e imperialiste su cui noi dobbiamo provare a lavorare all'interno dei movimenti. Ancora per noi le sfide sono tante, perché dentro gli interessi che si giocano sulla partita di una nuova base militare da 190 milioni di euro attraverso le procedure del PNRR, stiamo cercando anche di capire se questo non è un caso isolato o se nel nostro paese in questo momento si stanno utilizzando altri fondi per fare operazioni esattamente di questo tipo, per cercare anche su questo di costruire a livello nazionale una convergenza fra i movimenti esistenti e su quelli che potranno nascere anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché la crisi sociale ed economica, come indicava anche Franco, sarà pesantissima e durissima. Però noi su questo credo che possiamo lavorare insieme, dentro i movimenti, nei percorsi anche più politici, per la creazione non di cartelli elettorali, ma per creazione di prospettive e di progetti politici che hanno una chiarezza programmatica e un punto fondamentale. Questi temi non sono in alcun modo mediabili. Oggi faccio un esempio: un centro-sinistra nel mio territorio propone, anziché farlo a Coltano dentro un parco, magari un po' troppo, magari facciamolo qualche chilometro più in là, magari in una zona industriale che è già stata devastata, per cui un po' più accettabile. Beh, su questo non ci possono essere mediazioni, a mio avviso, ma non ci possono essere mediazioni perché questo significa ulteriormente colpire chi è già oggi colpito dalla crisi e ulteriormente potenziare chi oggi ha favorito questa crisi che si arricchisce ogni giorno dalla crisi. Allora, ci sono degli interessi contrapposti e su questo bisogna essere chiari da che parte si sta e che progetto alternativo e credibile ai cittadini, alle cittadine, ai lavoratori e alle lavoratrici si propone. Io credo che questa sia una delle ricchezze che mettiamo a disposizione sia della discussione di oggi, ma anche di quello che è il lavoro dei prossimi mesi. Hanno cercato anche di dividere il movimento, io credo che questo bisogna averlo chiaro. Hanno cercato di fare delle operazioni di greenwashing. Hanno chiamato questa base militare non una base militare, ma un'ecostruttura. E questo è stato propagandato dal presidente della regione Gianni.
perché ovviamente la costruiscono con i pannelli solari, perché fanno le piste per correre. Hanno provato a comprare con le compensazioni le aziende agricole, ma hanno tenuto. Ora stanno provando in questo momento a cercare di mettere in competizione, attenzione, i comuni per accaparrarsi la base e l'indotto economico. E allora su questo, come dicevo prima, l'alternativa deve essere chiara. Bisogna rifiutare completamente l'economia di guerra e tutti gli indotti che ad essi sono annessi. Per noi oggi il territorio di Pisa è un territorio particolarmente difficile, perché quello che avviene nei nostri territori non lo riusciamo neanche a conoscere. Camderby è attiva 24 ore su 24 e la difficoltà di questo nostro movimento è stato di non essere capace nel 2017 a bloccare quel progetto di potenziamento che oggi è in corso. Su Coltano si apre una possibilità invece, su Coltano si apre una possibilità per cui io penso che noi questa battaglia la possiamo vincere. Possiamo bloccare questo progetto, ma lo possiamo fare solo se lo riusciamo a mantenere su una dimensione nazionale e soprattutto su un'idea fondamentale, che questo è parte del sistema di guerra che noi dobbiamo in tutti i modi cercare di fermare e di bloccare. E sulla questione economica. Sulla questione economica, non un centesimo all'economia di guerra. Questo deve essere il punto fondamentale in cui andare in tutti i luoghi a portare un'idea diversa di come si utilizzano tutte le risorse pubbliche in questo momento. E oggi, che sia il centrodestra che sia il centrosinistra, sostengono questa opzione della maniera più ferma a tutela di quegli interessi militari. Allora, il movimento Rombase ha una prospettiva piccola, importante, fragile, che va curata. È un movimento che ha una pluralità al suo interno di grande rilievo e anche di grande fragilità. Penso che debba essere cura di tutti, e ovviamente i compagni della Toscana Sinistra Anticapitalista hanno partecipato con noi in tutte queste occasioni alle manifestazioni, far sì che questo movimento e questa convergenza con gli altri movimenti possa caratterizzare il prossimo autunno. Grazie.